Ragazzi, prima di iniziare con questo video bomba, volevo ricordarvi che io in questo momento mi trovo in vacanza, quindi per chi se lo stesse chiedendo, non sto facendo live streaming appunto perché sono in vacanza, come comunque avevo già avvertito diverse volte che sarei partito su Instagram, quindi probabilmente molti di voi già lo sapevano, se mi seguite su Instagram comunque potete seguirmi se ancora non lo fate, trovate il link in descrizione nel primo commento del mio Instagram. E poi volevo anche dirvi altre cose molto importanti, ovvero ragazzi, arriveranno comunque qualche nuovo video e soprattutto appena tornerò dalle vacanze, raga, cercherò di farvi una live di 12 ore. Quindi, raga, iniziate a supportarmi al massimo con il mi piace sotto questo video. Dai, seguitemi anche su Twitch e appunto, come già vi ho detto, su Instagram. Tanto trovate tutti i link nel primo commento e in descrizione. E adesso partiamo con questo super video del primo al mondo della scorsa stagione. Poi raga, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Io sono Erbacce, ragazzi, oggi siamo qua con un video bomba, specialissimo, ma veramente speciale, esclusivo direi ragazzi, perché siamo nel clan con il vincitore dell'ultima stagione, ragazzi, il vincitore, non arrivato in top 10, top 20, no, il vincitore. E questo, ok, che è uno dei tanti vincitori delle varie season che ci sono state da 4 anni a questa parte. Ma ragazzi, questa è una cosa unica e lo scopriremo subito, ragazzi. Però prima vi ricordo di seguirmi sui social, trovate tutti i link in descrizione. Primo link, canale Twitch, dove andiamo in live quasi ogni sera, oltre che qua su YouTube. Seguitemi anche su Twitch, così non vi perdete nessuna live. Per essere sicuri di rimanere sempre aggiornati, seguitemi anche su Instagram. Secondo link in descrizione. Dai, ragazzi. Andiamo per i 50.000 iscritti, ci siamo quasi. Possiamo iniziare con il video e con questi replay del primo al mondo e vi faccio vedere cos'ha di particolare. Primo al mondo con Golem di Elisir. Sempre Golem di Elisir, raga, non ha sniperato, eh. Lui ha fatto primo al mondo usando sempre Golem di Elisir. Non so perché sono così emozionato e così euforico a dire questa cosa, non è che sia così. Anzi, ragazzi, l'avessi trovato io, avrei tirato tante di quelle bestemmie, ragazzi, però ha vinto la stagione. Un'altra cosa particolare, ragazzi, è che questo ragazzo fa parte del mio team. Io, ragazzi, sono in un team competitivo tedesco e lui è del mio team. Anche se ha fatto prima al mondo con Golem di Elisir, ragazzi, uno che ha fatto prima al mondo gli chiedi di farti il video, ti snobba. Io, fortunatamente, ragazzi, lo conoscevo. Ragazzi, io non voglio perdermi in chiacchiere. Prima partita contro Airsurfer. Airsurfer, 30esimo al mondo, stagione migliore, quarto, ragazzi. Lo conoscete tutti, Airsurfer, raga. Lo conoscete tutti. Finalista dell'ultima CRL, raga. E allora, iniziamo con questo primo replay. Eccoci qua, ragazzi. Eccoci in partita. Yona contro Airsurfer. Lo stiamo vedendo dalla visuale di Airsurfer. Qui vediamo che Yona in cycle non ha ancora Golem di Elisir. Airsurfer parte con un miner. Yona prova la Nightwitch nel classico placement del miner. Non predictato. Comunque fa niente. Mette una poison. Non ha tronco. Se no, penso avrebbe messo anche tronco. Esattamente. Non l'ha però. E allora Yona cosa fa? Parte subito con Golem di Elisir, ragazzi. Parte subito con Golem di Elisir. Airsurfer aveva già usato la veleno. Eccolo che parte, ragazzi. Eccolo che parte. E inizia subito a caricare il suo push, raga. Che noi sappiamo bene come si chiama questo. Ecco, non voglio dire quella parola, ragazzi. Ditela voi in chat. Cosa sta caricando, raga? Cosa sta caricando? Io non mi espongo, io non mi espongo, raga. Ha fatto prima al mondo, non voglio assolutamente espormi. Primo al mondo, raga, primo al mondo. Comunque, ecco che carica. E il surfer si difende con una Tesla, con una consegna e con High Spirits. Qui col cavaliere distrae i due draghi. Un po' di danni stanno arrivando, ma una difesa perfetta di Airsurfer che riesce anche a portarsi il leggero vantaggio di Elisir di uno, ragazzi, di uno sopra. Allora andrà subito con un miner, penso, esattamente. Mette il miner a sinistra, ragazzi, scelta interessante. Penso l'abbia messa a sinistra perché contro il Golem di Elisir bisogna cercare di fare più danni possibili. L'ha messa a sinistra dicendo io la torre di destra gliela posso fare, sta a 1300 il miner. Lui spesso e volentieri con Golem di Elisir non difenderà il miner. E allora l'ha messa a sinistra. Però Yona riparte nuovamente col push, ragazzi. Golem di Elisir dal fondo. Ecco che parte anche di curatrice. Come vedete, Airsurfer in questo momento non ha né veleno né tronco in cycle. Però comunque, deck di Airsurfer cicla molto velocemente. Quindi sarà interessante vedere come Yona riuscirà ad entrare. Perché questo, secondo me, nonostante utilizzi Golem di Elisir, non è un bel matchup per Yona, eh. Comunque, qui il drago elettrico sta prendendo torre praticamente da lontanissimo, raga. Incredibile. Qui difesa di Airsurfer, ecco che entra, ragazzi, ecco che entra, ecco che entra. Frecce in predict, frecce in predict, questa bella, torre a 172 di vita. Ed Airsurfer adesso dovrà mandare per forza il miner a destra, esattamente. Oh, Yona splitta il push. Veleno, tronco per eliminare la strega. Però ragazzi, qui c'è un doppio push, Golem di Elisir, doppio Golem di Elisir, doppio Golem di Elisir, ragazzi.
Altre frecce, ragazzi, che prende ancora gli scheletrini. 16 vita sulla torre. Qui ottima difesa sulla torre di destra di Air Surfer, ma aia, ci sono due golemiti sotto torre che fanno malissimo. Ragazzi, un altro golem di Olesia. No, raga, è finita. Non riesce neanche a fargli la torre Air Surfer, ma comunque sia, penso che... No, la torre gliela fa, la torre gliela ha fatta. Ok, si è difeso, ragazzi, si è difeso. Stavo dicendo, comunque sia, penso che Yona riuscirà a portarsela a casa qui. Prova il push a Air Surfer, push, non vi dico disperato, ma per cercare di fare più danni possibili. Bellissima consegna con le Wiz, raga. Qui prova ad eliminare tutto con consegna dei Wiz, non c'è riuscito purtroppo. La giocata era bella, purtroppo non c'è riuscito. Mi sa che ha messo uno spirito curante, Yona. Finita, ragazzi, è finita così. Nonostante le difese incredibili di Air Surfer, non c'è niente da fare, ragazzi, contro i push di Yona. Prima partita vinta, ragazzi, contro un matchup non facilissimo, devo dire. Come vedete, Yona non usa la Tornado, bensì usa Furia e Frecce. Usa questa versione, usa sempre questa versione. Come ho detto, ragazzi, lui ha vinto la stagione usando sempre questo deck. E allora andiamo con la seconda partita, che è Golem d'Elisir contro Golem d'Elisir, ma Bob the Rock usa Capanna Barbara. E allora io mi chiedo, come ha fatto a entrare Yona? Andiamo subito a vederlo, ragazzi. Prima osservazione, ragazzi, che entrambi hanno Golem d'Elisir in prima mano. Yona lo fa subito, raga. Yona fa subito Golem d'Elisir. Bob the Rock risponde con una curatrice, non con un Golem d'Elisir, o almeno non ancora. No, sembra non voler mettere Golem contro Golem. E allora, ragazzi, diciamo che curatrice drago elettrico che sta arrivando. Anche Yona mette la sua curatrice, mette anche lo spirito curante, metterà anche il drago elettrico, esattamente. E vediamo se furizza il tutto, ragazzi, eh. Attenzione alla furia. Ecco la furia, vediamo un po'. Ecco la furia. Attenzione, vediamo cosa e se riuscirà a fare. Qui c'è una buona difesa da parte di Bob the Rock. Un'ottima difesa da parte di Bob the Rock, ragazzi, eh. Qui, se fosse restato in vita il drago elettrico, penso che Bob the Rock sarebbe anche ripartito subito con un altro, con un suo golem d'Elisir, ragazzi. Quindi, comunque, qui un'ottima difesa di Bob the Rock. Pensavo, sinceramente, che Yona riuscisse ad entrare subito adesso. Ecco perché. Ma ecco magari come era entrato. Invece, no, ragazzi, ha fatto qualche danno, ma non è entrato subito così, eh. E allora carica il push a sinistra, dalla parte opposta della capanna Barbara. Anche se, comunque, il golem d'Elisir devierà sulla capanna Barbara. Vediamo un po', raga, vediamo un po'. Carica anche con la Nightwitch. Vediamo, curatrice. Ragazzi, sta caricando, voi sapete cosa, voi sapete cosa, io non mi espongo, io non mi espongo. Furia, attenzione, drago da parte di Bob the Rock, dovrà fare anche la... Non fa tornado. Qui si affida al fatto che ci fosse la capanna Barbara, ma... Qui sta arrivando un sacco di danni, raga. Sta arrivando un sacco di danni, incredibile. Però attenzione alla ripartenza, ragazzi, qua non può difendere assolutamente. Qua non penso possa difendere, lì ci sono delle belle frecce, con le frecce toglie... Sia quei due pipistrelli, sia il drago elettrico. La curatrice no, ma quasi. Però non sta tirando frecce, adesso eccole qua. Ha tolto anche la curatrice. Però attenzione, ragazzi, perché la torre se la porterà sicuramente a casa Bob the Rock. E ancora io, attenzione alle tre corone. Attenzione qua. Curatrice, drago elettrico, curatrice, diciamo, per distrarre. Ok, ottima difesa, raga. Si è salvato il drago elettrico, grazie alla curatrice. Però ci sarà da vedere come riuscirà a fare quei 430 di vita, ragazzi. Perché non ha Big Spell, ha solamente le frecce, che fanno 150 circa. E c'è la capanna Barbara, ragazzi, che dà fastidio. Dà assolutamente fastidio. Infatti non capisco come possa portarsi a casa questa partita. Qui c'è un doppio drago elettrico comunque. Con la furia, raga, la furia penso sia indispensabile. Carica con un doppio golem d'Elisir, mette la furia. Doppio golem d'Elisir. Una freccia, una furia. Vediamo un po'. Non va a frecciare perché non serve, raga. Oh! Ma quanto sta caricando? No, ragazzi, no, ma quanto ha caricato? Un altro golem di Elisir? Ragazzi, è impressionante. Ma come ha fatto a caricare così tanto? Cioè, una roba assurda, raga. No, non mi espongo, io non voglio, non voglio espormi in questo video. Lascio a voi, raga, lascio a voi. Comunque, questa era la seconda partita contro Bob the Rock. Adesso c'è la terza partita contro la 3-0 secco, come vediamo. Vediamo un po', ragazzi. Vediamo un po' contro un gigante Royale. Un deck che è stato veramente in meta la season passata, che è appena finita. Vediamo un po' Line quanto ha concluso. 46esimo, stagione migliore, anche lui quarto, come Air Surfer. Cioè, player comunque assurdi, eh. E niente, non ci resta che vedere questa partita. Allora, qua vediamo che in cycle Yona non ha il Golem d'Elisir, quindi non potrà farlo come prima giocata, come spesso abbiamo visto fare nelle precedenti partite. Invece sì, ragazzi, cicla con un High Spirits e fa subito Golem d'Elisir. Quindi, ragazzi, Yona possiamo dire che fa Golem d'Elisir
come prima giocata. Un'osservazione che posso fare io è che con questo deck è una buona play fare Golem d'Elisir prima giocata. Se avessi avuto quello con la Capanna Barbara Tornado, avete presente, no? Che è un'altra versione, non l'avrebbe fatto prima giocata, a mio parere. Con questa versione con Furia, diciamo che trenizza subito. Ecco, l'ho detto. Raga, mi è scappato. Trenizza subito. Mi è scappato, raga. Mi è scappato. Attenzione. Oh! Raga, qui rischia subito di entrare, Non penso che quel cacciatore riuscirà a... Attenzione. Non se l'è salvato con lo spirito curante. Mamma mia, raga, gli ha fatto subito torre, Subito. Cioè, Golem. Golem di Resid al fondo, subito, dopo 10 secondi di partita. Ha caricato il push. Line non è riuscito a difendere. E vediamo un po'. Vediamo se va subito per le tre corone, raga. Vediamo un po' dove mette Golem di Resid. Lo mette non... Ok, non lo mette per le tre corone. Non lo mette per le tre corone, bensì va per le due. Per la seconda. Cosa interessante da notare, nonostante fosse in vantaggio, lui non si ferma. Cioè, non è che magari parte con una semplice Nightwish o curatrice dal fondo. No, lui continua a caricare. Nonostante fosse sopra di una torre netta, continua a caricare. Vediamo se mette anche la Furia. Mette sempre la Furia, raga. La Furia gli dà una mano incredibile a Iona e non riesce a difendere. Raga, non riesce proprio. Line non riesce proprio a difendersi, Line. Non riesce. Non è che non riesce lui, è proprio infermabile. Questi push sono infermabili. E poi ci chiediamo come ha fatto fare prima al mondo, raga. Ha quittato, ha quittato. Beh, è normale che abbia quittato, cioè, mi sembra anche normale. Quindi, ragazzi, tre corone facendo quittare l'avversario, nonostante avesse l'avversario Fireball, Tronco, Pescatore. Non si difende, raga. Nonostante fosse un player clamoroso, top 4 miglior season di Line come Air Surfer. E niente, così, ragazzi, così. E adesso non ci resta che vedere la ciliegina sulla torta, ragazzi. La partita contro Pompeio. La partita contro Pompeio, ragazzi. Ecco qua, ragazzi, eccoci qua. Sarà curioso vedere anche come se la giocherà Pompeio. Iona non fa Golem di Resir come prima giocata. Per adesso, cioè, ha messo uno spirito curante. Vediamo un po'. Golem di Resir, sì, praticamente l'ha fatto prima giocata, raga. Praticamente sì. Quindi, Golem di Resir prima giocata. Drago elettrico. Insomma, inizia a fare quel che noi sappiamo bene. Vediamo un po', Adesso arriverà anche la curatrice. Perfetto, ragazzi, perfetto. Perfetto, insomma. Fireball di Pompeio. Zap. Buona zap. Buona zap fireball, Bello anche il golem di ghiaccio. La curatrice che però si sta curando. Grazie al cazzo quello che fa. Però bella difesa di Pompeio, devo dire. Cioè, è entrato. Cioè, ragazzi, vedete qual è il problema? Pompeio ha fatto una difesa perfetta. Ma Iona è riuscito ugualmente a fargli più di metà torre. Vediamo che il goblin a destra, Iona lo lascia indisturbato perché sapeva di un push di Pompeio a sinistra. Infatti si è tenuto il drago. Non va a mettere il drago elettrico. Lascia così la situazione, raga. Lascia così la situazione. Perché anche con un drago elettrico, effettivamente, la torre comunque eravamo lì lì. Riparte con Golem di Resir dal fondo, raga. Era sopra di 3, Quando ha messo Golem di Resir era sopra di 3. Quindi ho paura veramente per Pompeio, che non riesca proprio a contrastare questo push. Arriva il drago elettrico per il buono il golem di ghiaccio. Raga, bellissimo golem di ghiaccio. Bellissimo golem di ghiaccio. Non è, diciamo che non ha workato, ma l'idea era bella. Non ha workato, ma l'idea era bella. Comunque, un altro golem di Resir. Un altro golem di Elisir. Vediamo se tira la fireball. Fireball da parte di Pompeio. Non può evitare la distruzione della prima torre. E allora vediamo, ragazzi. Pompeio parte con una gabbia accanto alla torre. Vediamo Iona, che non ha ancora il golem di Elisir in cycle. Buona il push di Pompeio. Prova le tre corone, ragazzi, perché effettivamente non può fare altro. Sapendo magari che Iona non ha neanche la tornado, diciamo che prova così per le tre corone, ragazzi, ma Iona, ragazzi, si prende tranquillamente una hit. E diciamo che accumula Elisir. Curatrice. Golem di Elisir dal corner. Furia, spirito curante. Ai ai ai, si è curato tutto. Però la fireball, vediamo un po'. Fireball centrale, non ha preso tutto, raga. Non ha preso. Ai ai ai. No, raga. No. E niente, ragazzi. E forse ci sono anche le tre corone, Tre corone addirittura. Questa, ragazzi, era la partita finale di Iona. Primo al mondo con Golem di Elisir. Ed è il primo, scusate la ripetizione, a raggiungere un risultato simile con questo deck, ragazzi. Rivediamo Iona, primo al mondo. Ripeto, non so perché sono così entusiasta, forse perché lo conosco, è del mio team, raga. L'ha fatto con questo deck che non ci piace molto a noi, ragazzi. Però,
Cariamo ha fatto primo al mondo. Vedete la differenza, raga? Io non vi sto dicendo che se voi non dovete giocare a caso. Secondo me non è così. Non è così, ragazzi. Lui sa quando conviene non difendere. Avete visto prima che non ha difeso la mongolfiera di Pompeio? Sapeva che la torre l'avrebbe persa lo stesso. E allora, piuttosto non spreca l'Isir e riparte col trenino. E niente, ragazzi. Primo al mondo con Garen dell'Isir. Partite esclusive per voi. Ragazzi, adesso lascio la parola a voi nei commenti. Mi raccomando, raga, restate calmi nei commenti. È comunque primo al mondo della scorsa stagione. Ha concluso primo al mondo, eh. Non è che è primo al mondo adesso, dopo due giorni. No, ha concluso. Lascio a voi le parole, mi raccomando, ragazzi. E ragazzi, e volevo chiedervi riguardo ai video se vi andava di continuare a vedere la super serie data in live su Twitch, ovvero quella dove iniziavamo con un nuovo account da zero, quindi il titolo è Pro Player rinizia da zero. Se volevate vederla tramite video, ovvero la continuo con dei video abbastanza lunghi, magari faccio tante partite, magari addirittura metto in per due, così che non duri troppo, ma facciamo tanta roba dentro, non come se fosse una live, ma comunque da farci tanta roba appunto tramite video finché non potrò streamare. Quindi raga, nei commenti sbizzarritevi e ditemi voi. Allora niente, ragazzi, io vi saluto qua. Spero che comunque questo contenuto vi sia piaciuto. Lo so, fa strano dire sta cosa in questo video, però vabbè, ragazzi, vi ricordo di seguirmi sui miei social. Come sempre trovate il link in descrizione e nel primo commento, soprattutto il mio Twitch e il mio Instagram del canale, dove metto sempre le storie quando andiamo in live e quando usciranno nuovi video. E adesso, raga, io vi saluto. Ci becchiamo come sempre. Ciao ragazzuoli. Ragazzuoli, ma che cazzo è ragazzuoli? Bella regà, anche bella regà non è che piace tanto, eh. Vabbè, ciao.